Benvenuti, oggi è domenica 24 marzo 2024. Il sole sorge alle 5.58 e tramonta alle 18.15. La luna sorge alle 17.38 e cala alle 5.41. Oggi è la domenica delle palme. Oggi è una data importante per la lotta ad una malattia che ancora oggi miete troppe vittime nel mondo. Il 24 marzo del 1882, infatti, il biologo Robert Koch fece una scoperta rivoluzionaria. Individuò il batterio che causa la tubercolosi e aprì la strada alla sua cura. Per questo motivo ogni anno in questa giornata si celebra la Giornata Mondiale della Tubercolosi con l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. L'obiettivo delle Nazioni Unite è quello di debellarla entro il 2030. Corrado Formiglio oggi compie 56 anni. La sua carriera inizia a Londra, dove scrive per il Manifesto. Poi torna in Italia e si occupa di politica e spettacolo per lo stesso quotidiano. Nel 1996 segue Michele Santoro a Mediaset, dove diventa inviato di Moby Dick. Da lì in poi le sue inchieste lo portano in giro per il globo. Per i suoi documentari vince 2 volte il premio Ilaria Alpi, il premio Penne Pulite. Nel 2006 approda in radio, dove conduce La Zanzara su Radio 24. Dal 2011 è il volto di Piazza Pulita, il talk show di approfondimento politico e sociale. Auguri a Vauro Senesi, che oggi spegne 69 candeline, vignettista e giornalista di fama nazionale che ha iniziato la sua carriera nel 1986 con il quotidiano Il Manifesto. Da allora ha collaborato con numerose testate, tra cui Smemoranda e Il Corriere della Sera, e ha portato le sue vignette satiriche in televisione nella trasmissione Anno Zero di Michele Santoro. Non ha mai avuto paura di esprimere le sue opinioni, anche quando queste gli sono costate la sospensione dalla RAI nel 2009 per una vignetta ritenuta offensiva. Oggi festeggiamo anche il 47esimo compleanno di Jessica Chastain, una delle attrici più versatili del cinema contemporaneo. Ha debuttato sul grande schermo nel 2011 con 2 film acclamati dalla critica e dal pubblico, The Tree of Life e The Help, per il quale ha ricevuto la sua prima nomination agli Oscar. Da allora ha interpretato ruoli diversi come quello dell'agente della CIA in Zero Dark Thirty, per il quale ha ottenuto la sua seconda nomination, o quello dell'astronauta in Interstellar. Nel 2021 ha conquistato la sua terza nomination per la sua trasformazione in Tammy Faye. Il 24 marzo del 1973 i Pink Floyd scrivevano la storia della musica con la pubblicazione di The Dark Side of the Moon. L'album esplora i temi dell'alienazione, della follia e della morte. Diventa il loro più grande successo commerciale e artistico. Con 723 settimane consecutive di permanenza nelle classifiche americane, è uno dei dischi più venduti di sempre. Il celebre logo del Prisma è diventato un'icona della cultura pop. Vi interessano i segreti delle celebrità? Volete sempre essere aggiornati sugli ultimi gossip? E allora dovete sapere chi è Walter Winchell, il padre di tutti i pettegolezzi. Fu lui il primo a raccontare le storie scandalose delle star di Hollywood tra gli anni 20 e 40 del secolo scorso. Walter era temuto e odiato dai VIP, però era amato dal pubblico, che seguiva avidamente le sue rubriche sul New York Mirror e le sue trasmissioni radiofoniche. Molti artisti cercavano di entrare nelle sue grazie per avere un po' di pubblicità, ma altri lo detestavano per le sue frecciatine. Buona domenica ai 12. Oggi un'attenta e ordinata luna in Vergine non fa proprio d'accordo con Venere e Saturno, eppure i trigoni di Giove e Urano la faranno funzionare, che saranno i punti di talete di questa opposizione, quindi c'è sempre un recupero. Ariete, i movimenti planetari oggi non vi riguardano molto, se non quel Plutone che piano piano dentro di voi ha acceso un fuoco che non avete assolutamente intenzione di spegnere. Toro, la giornata di oggi prevede una luna con 2 splendidi trigoni a Urano e a Giove, e in più anche Saturno e Venere sono d'accordo. Siete il punto di talete, ovvero oggi siete il raccordo, la soluzione e ciò che creerà alleanza. Sfruttate bene questo potere.
Gemelli, la giornata di oggi prevede una luna in quadratura, rimane Mercurio amico, questo è l'importante. I transiti nei pesci, considerando pure che adesso si è aggiunto a Marte, si fanno un po' stancanti, ma è un periodo anche questo destinato a passare. Buona domenica, Gemelli. Cancro, la giornata di oggi forma con la vostra luna dei poderosi trigoni Urano-Giove. E beh, la luna in quella posizione vi dà mezzi, strumenti, idee, possibilità di creare alleanze e di discutere con qualcuno di competente di alcuni affari vantaggiosi. Bene, che aspettate? Leone, la giornata di oggi prevede una luna di seconda casa. E beh, la visione delle cose potrebbe, come dire, creare un certo disaccordo in amore, proprio perché i pianeti si rimandano dei significati un po' complicati. Per adesso non è un periodo in cui vi sentite al meglio, ma cercate di sopravvivere bene a queste altalene che comunque hanno lo scopo di fare maturare delle cose. Mercurio e Sole sono dalla vostra parte, godete quindi una splendida giornata e soprattutto comunicate piacevolmente con amici. Vergine, la luna oggi è vostra ospite e forma degli stupendi trigoni con Urano e Giove, ma anche una forte opposizione Venere-Saturno. Volete sicurezza? Volete di più? E beh, cercate un mezzo d'evasione. C'è la possibilità anche di fare il weekend fuori o la domenica fuori, un piccolo viaggio, un piccolo spostamento. Quindi concentratevi sulla parte bella, ciò che per adesso non riuscite a risolvere, lasciatelo dov'è, almeno per oggi. Bilancia, la luna oggi si fa decisamente tesa e porta una marea di ricordi proprio perché si oppone a Venere, la vostra Venere. Bene, diciamo che non è proprio la domenica ideale se non per riposare ed avere cura di se stessi. Concentratevi su quello. Scorpione, giornata oggi molto interessante. Luna forma aspetti decisamente intriganti, ma è vostra amica e proprio di amici vi parlerà. Oggi sono raccomandate le uscite all'aria aperta e lo stare insieme alle persone che gradite e che vi strappano una risata. Venere, Saturno e Marte stanno già lavorando per voi ad una passione sconfinata. Sagittario, beh, luna in quadratura. Quattro pianeti incontro dei pesci non è proprio la domenica ideale. Oggi è forse il caso di riposare un po' e di non accollarvi le solite cose per non dire di no, di cui però non siete molto compartecipi. Optate per una sana lettura e una sana domenica serena a casa. Capricorno, luna molto amica oggi e in più Marte ritrovato vi danno un'ottima energia. Che dirvi se non buona domenica e di passarla soprattutto con amici e gente diversa che magari amerete ospitare a casa e a cui sentite l'irrefrenabile impulso di compartecipare delle vostre progettualità. Acquario. La giornata di oggi fa sentire la presenza di un Plutone decisamente creativo. Mille idee, mille suggestioni e nei vostri occhi brillano tutta una serie di prospettive. Prospettive d'azione marziana, forse qualcuno di voi vorrà riprendere qualche sport. Saturniana e venusiana, fortuna lavorativa. Nettuno che ancora comunica col Sole e quindi viaggia in miraggi, è un Sole amico dall'Ariete, che vi farà pensare che a fine giornata sarebbe bello festeggiare con tanti amici un bell'aperitivo. Pesci, Marte comincia a farsi sentire, anche se oggi la Luna è in opposizione. Beh, oggi sembrate un po' stanchi e forse non è il caso di pigiare troppo sull'acceleratore. Avete talmente tanti pianeti come ospiti che ci saranno settimane intere per poter fare tutto ciò che volete. Oggi però con una Luna di traverso, non siate troppo suscettibili o permalosi, probabilmente qualcuno ha solo bisogno di un abbraccio. Un tragico episodio della storia italiana si consuma il 24 marzo del 1944, l'eccidio delle fosse Ardeatine. Le truppe della Germania nazista uccidevano a sangue freddo 335 prigionieri tra civili e militari italiani, come atto di rappresaglia all'attentato di Via Rasella avvenuto il giorno prima contro le truppe tedesche.
Si racconta che quando Hitler seppe dell'uccisione dei suoi militari, reagì ordinando la distruzione totale di Roma. Solo l'intervento del generale Kesselring evitò il peggio. Un modo di dire molto usato in Sicilia è «como finisci, segunda». Questa espressione significa che bisogna aspettare la fine di una situazione per poterla giudicare e che non serve preoccuparsi troppo in anticipo. Si usa per esprimere rassegnazione, ma anche speranza di fronte agli eventi imprevedibili della vita. Per esempio, se avete un esame difficile e non siete sicuri di passarlo, potete dire «como finisci, segunda». Magari andrà meglio di quello che pensate. O magari no. Vabbè, però intanto ci avete provato. Come fare per recuperare tutti gli episodi del Manacco che avete perso? Nessun problema. Ci trovate on demand su YouTube, sul canale Sicilia Play. Tra cielo e terra, tra scienza e avventura. Questo è il mondo di Jules Verne, uno dei più grandi scrittori francesi di letteratura per ragazzi. Fin da bambino Verne ha una passione per l'esplorazione. A 11 anni scappa di casa per salire su una nave che va nelle Indie. Tornato a casa dal padre, che non approva le sue aspirazioni letterarie, studia filosofia e retorica e a 22 anni scopre il suo vero talento, inventare. E lo fa così bene da diventare il padre della fantascienza. Per scrivere i suoi romanzi si documenta con cura su geografia, zoologia, fisica e tecnologia. Il suo archivio contiene più di 20.000 informazioni. La sua voglia di conoscere il mondo, le sue ricerche, gli aprono le porte di un universo che va oltre il tempo presente. «Cerco di descrivere la Terra in forma di romanzo», dice lui. Ma in realtà fa molto di più. Anticipa il futuro. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se la vivi, è mezza eternità la vita. Grazie per avermi tenuto compagnia anche oggi. Vi aspetto domani, non lasciatemi sola qui con un'altra puntata del nostro Almanacco.